Buongiorno a tutti, oggi siamo venuti a Tavarnelle Val di Pesa per passare un weekend in un agriturismo, l'agriturismo Corte Freda. Stiamo entrando nella nostra stanza, vi faccio vedere dove ci siamo alloggiati. Eccoci, entrati. Questa è la stanza. Molto grande. Qua abbiamo la terrazza. Vieni Nanetto, guardate che meraviglia e che posto favoloso. Non uscire, eh? Questa è la terrazza e guardate fuori. Peccato che oggi abbiamo trovato il tempo non molto bello, ma abbiamo lassù la piscina dove fanno degli aperitivi la sera, dove si cena con le sdraiette e il panorama è mozzafiato. Questo sarà un weekend all'insegna del relax, speriamo. Questa è la vista dalla terrazza. Tutto è molto curato, come vedete ci hanno lasciato gli asciugamanini puliti. Questo è il borgo Corte Freda, come vedete. Qui abbiamo il nanetto che sta già buttando tutto all'aria. La stanza profuma, che è una meraviglia, mai sentito una stanza così profumata. Ci hanno lasciato anche gli asciugamanini per il topetto. Allora, sotto consiglio dell'agriturismo siamo stati spediti direttamente al ristorante Il Campanellino, che si trova nella piazzetta di, vediamo se leggiamo il nome, Barberino Valdelsa, sì, ma non c'è il nome della piazzetta, vabbè, ok, dopo ve la diremo, non ci ricordiamo il nome di questa piazzetta, però in compenso c'è una chiesa favolosa, molto bella. E qui ho i miei nani, eccoli qua. Guardate che carino, mi ha preso anche la rosa. Oh, che bella. Se c'era il sole, peccato che non c'è, potevamo mangiare all'aperto, ma il tempo ci ha voluto malissimo questo giro. Però domani migliorerà e noi ci rifaremo alla stragrande in piscina. Eccoci. Saliamo, andiamo a vedere questa chiesa. Non fate caso, ma c'è il fioraio. Abbiamo il fioraio. Guardate che bei fiori. È chiusa. Oh, wow, che bella chiesa però. Sì, forse c'è un matrimonio, sai? Sì, da femmina. Che bellezza. Auguri agli sposi. Ci incamminiamo alla scoperta della piazza. Sì, era viva, babbo. Andiamo. 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 Su. Vieni, sta salendo noi. Vedi, stiamo facendo vedere solo le scale, però qui c'è un'altra piazzetta. Andiamo a vedere chi c'è. Via. Qualcuno ha voglia di camminare oggi. Piano, eh. Piano, guarda la mamma, si scivola qui, dammi la manino. Vai. Guarda che c'è. Eccolo qua, bambino. Allora, intanto ci siamo seduti al ristorante perché fuori piove. E ormai è andata così. Il teppista comincia a fare casino. Allora, guardiamo il menù. Tagliere del Campanellino. Selezione bruschette, fegatini, pomodoro, aglio, olio e pecorini. Panzanella del contadino. Cecina di farina di ceci con baccalà, mantecato e latte, timo, rosmarino e pomodorini. Poi abbiamo una selezione di pecorini toscani in cottura con pan brioche e composta di cipolle rossa e fiori di zucca fritti ripieni di scamorza affumicata e prosciutto crudo, che assaggeremo sicuramente. Abbiamo dei primi pici toscana al ragù di canina bianco, pici toscana al leglione, pappardella e cinghiale, raviolone fatta a mano, ripieno di piselli, caprino, ricotta su crema di pomodoro, stracciatella, pomodorini, datterini e basilico e un gnocchetto allo zafferano con pesto dello chef. Dei secondi, come la guancia di manzo brasata al chianti, la tagliata di lombata di manzo con radicchio rosso, capriverde e rosmarino, filetto di manzo alla griglia con salsa dello chef, fiorentina e gran fritto toscano, sempre fritto con pollo e coniglio disossato e verdurine fritte. E questo è il menù.
degli ottimi contorni, perché abbiamo il fagiolo al fiasco, gli spinaci, le patate e l'insalatina. E i dolci, ragazzi, che dire, guardate voi, dopo uno lo assaggerà. Ci degustiamo una bollicina. Purtroppo qualcuno ha già preso. Purtroppo, sì, ora lo diamo anche a te. Abbiamo i famosi fiori fritti con scamorzo e crudo. Favolosi, favoloso. Poi il piscio all'aglione che ho preso io, e lo Zollino ha preso il piscio con ragù di canina bianco. Amore, saluta tutti e fai buon appetito. Ciao, buon appetito. No, guardate come mangia il piscio, ma tanto. Allora, la sua pasta non l'ha voluta, però il piscio, mi raccomando, non guardate il troiaio. Buongiorno dal babbo. L'ha voluto. Oh, signorino, è buono. Mangi il piscio, vai, mangia la prima. Non poteva mancare il mitico caffeino. Allora, il nostro pranzo è stato ottimo. Il dolce non l'abbiamo preso, non ce la facevamo, eravamo troppo pieni. Scusateci. Se ritorniamo stasera o domani, promettiamo che facciamo vedere pure il dolce. Comunque, stiamo tornando in direzione agriturismo. Metteremo a letto il nanetto e poi stasera, in base a quello che sceglieremo di fare, vi faremo vedere un altro pezzo del nostro sabato. Ciao a tutti! Alternativo, alternativissimo. Poi abbiamo scelto una giornata ottima. Ottima, direi. Però vabbè, la giornata per la scampagnata, la giornata ideale. Ecco Fischietto dopo il riposino. Eccolo Fischietto, ecco. Ed ecco il mio patatino. Dove siamo andati? Alla Hoppe di Tavarnelle, perché ci mancava il latte per fagiolo. Vero, amore? Vai. Bisogna trovare il lato divertente in tutto. Noi si doveva andare anche alla coppa perché non ci si poteva far mancare. Allora, eccoci qui, abbiamo il bar a bordo piscina, una super piscina con l'idromassaggio, ragazzi. Vai, signorino, dove vai? Posto meraviglioso. Qui abbiamo il ristorante, stasera mangeremo qua. Oggi siamo andati nel borghettino di Tavarnelle, mentre stasera mangeremo direttamente all'hotel. Allora, siamo a bordo piscina, io e mio topino ci stiamo facendo preparare un cocktail dal barista, un bel gin tonic e un mojito. Siamo in sano relax. Allora, ragazzi, mi sono fatta la doccia, ci stiamo preparando per la cena. Il bimbo e il babbo si devono preparare. Ha fatto una doccia favolosa, hanno dei prodotti fantastici, vi faccio vedere. Eccoli qua. Questo shampoo e bagno schiuma sono fenomenali. Il bagno schiuma poi è brillantinoso, fantastico. E quindi adesso prepariamoci per andare a cena fuori. A dopo. Non poteva mancare con me la mia piastra Dyson, ragazzi, è favolosa. Ok, stasera vado di coda, quindi do una passatina veloce alla coda perché ho i capelli leggermente che hanno preso un po' di, come si dice, di umidità, si sono gonfiati tutti, quindi diamo una passatina giusto per lisciarli. Non si dovrebbe fare così, sto prendendo un po' troppo i capelli, però va bene, facciamo, stasera siamo spartani. Che è successo? Vediamo un po'. Ecco, no, non stanno venendo male, è
proprio perché è Dyson, perché sennò davvero io sono convinta che... Guardate che meraviglia, una passata. Signorino, che stai facendo? Guardate un po'. No, vabbè. Mi starete prendendo in giro per come sto passando il Dyson. Oh, io faccio così e lo passo. Guardate che meraviglia. Ta, perfetto. I capelli sono sistemati. E per il mio passerotto stasera ho pensato a magliettina con pantalone elegante bianco. Eccolo qua. Ecco qui l'omino al telefono. Si faccia vedere. Guardate com'è. Signorino, mi sta chiamando? Allora, ci siamo preparati, siamo super pronti per andare a cena. Non so dove andremo, gireremo per queste strade e ci imbatteremo in qualche ristorante sicuramente, perché abbiamo visto ce ne sono tantissimi. Quindi ragazzi, che dire, io e il mio patatino nervoso vi salutiamo a dopo. Eccoci qua, stiamo scendendo per andare a cena. Eh sì. Come è bello il mio patatino, anche il mio patatone, però guardate, sono belli i miei patati. Andiamo, cipollino. Babbo. In colla. Allora, ecco per cosa abbiamo optato. Abbiamo trovato questa osteria, La Gramola. Le recensioni sono ottime, proviamo. Ci siamo sistemati, ce l'abbiamo fatta, eh? Allora, cosa hai preso? Allora, lo Zoletta ha preso crostino toscano. Poi? Tartar. Di canina. E? Poi ho preso una bella ribollita, per sentire come la fanno qui. E poi basta. Io l'ho preso, via, dillo te, sennò mi tocca rigirare lo schermo. La Zola invece ha preso il crostino toscano, sformatino di ricotta e poi ho preso un bel peposo di profilo, per 17 euro di peposo. va bene, fa freddo, c'è il tempo brutto, allora facciamo un bel peposo. No, ma lui chiacchiera, ma a dire il vero ha voluto lui che lo prendesse, perché lo vuole assaggiare, quindi non date diretto. Lo fa assaggiare anche il nano, in teoria. Al cannanetto, sì, al cannanetto che si sta mordendo. Ma qui abbiamo preso un ottimo vino rosso e facciamo un ottimo brindisi alla salute, alla ciao, nostra. È arrivato il piatto per il nostro panottino, una splendida braciola all'olio con chips. Soffia e mangia. Soffia. Eccolo qui, lo sformatino di ricotta, la tartare e il crosto. Siamo arrivati al secondo. Cosa abbiamo preso? La ribollita. Eccola qui. E il peposo con i fagioli. Allora ragazzi, la cena l'abbiamo terminata, non vi abbiamo fatto vedere molto perché ci siamo goduti questi attimi un po' in tranquillità, però siamo stati da 10, quindi noi vi auguriamo buonanotte a tutti e ci vediamo domani per farvi vedere la piscina, lo splendido posto in cui siamo, perché oggi non abbiamo avuto l'opportunità dato che il tempo non era un granché. Quindi buonanotte a tutti, ciao! Siamo tornati in camera, guardate che spettacolo! Cosa si vuole di più dalla vita? E va bene ragazzi, qui abbiamo la splendida piscina dietro di me, se la vedete. È arrivato il momento di andare a letto, adesso è arrivato davvero. Scusate la confusione, ma noi vi auguriamo buonanotte, ci vediamo domani lì, proprio lì. Ciao a tutti, buonanotte. Buongiorno. Eccolo, buongiorno a tutti. Non bene. Ciao. Oh, se Dio vuole oggi sole. Eccoci qua, buongiorno a tutti. Guardate com'è quel costumino nuovo. È ghiaccio. Ecco qui la delizia dei fiori fritti al ristorante dell'albergo.
No, guardatelo. Maxi Burger. Già l'hai andato peso, eh? Ma mammina santa. E poi qui abbiamo il teppista. Eccolo. È buono, Nata? È buono? Vieni, si mette. Vieni. Fai am? Ah? Fai am? Ah? Guardate un po'. Te lo mette via la mamma. Beh, allora intanto con i miei fiori fritti 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 vi auguro buon appetito. Allora ragazzi, noi vi salutiamo, abbiamo passato un ottimo weekend, a parte il tempo che non è stato dalla nostra, però da paura. Siamo rientrati a Firenze, ci siamo dimenticati di salutarvi direttamente dall'albergo, però vabbè, perdonateci. Un bacio a tutti, ciao!